Thank you.
Grazie ancora, io sono Lili. È la seconda volta che vengo a suonare all'Elio Gabaro di Fasano, ma è come se fosse la prima, perché qui nel frattempo sono cambiati i luoghi e quindi felice di essere per la prima volta, per la seconda prima volta all'Elio Gabaro di Fasano. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi dell'Elio Gabaro, in particolare Roberto che ho ospitato questa serata, Giorgio che mi ci ha accompagnato e voi che siete qui, quindi motivo di esserci. E nulla, io sono qui per presentarvi il mio nuovissimo album che è uscito da davvero poco, a novembre di quest'anno. E quest'album si intitola Kawax, per tutti quelli che pensano che ci sia un significato dietro queste lettere, in realtà non c'è, anche se c'è una piccola assonanza lontana con cao, che vuol dire mucca o vacca, e ox, che significa bove. E il vacca bove, al quale è dedicato quest'album, è un'entità onirica che raccontavo prima, mi è apparsa in sogno, penso in uno dei momenti più bui della mia vita. Sono successe delle cose, mi sono separata purtroppo per cause vitali da persone alle quali tenevo particolarmente, e è in un momento particolarmente denso di negatività e depressione, mi appare in sogno questa entità, né uomo né donna, ma insieme sia maschile che femminile, un po' uomo, un po' animale, con questa testa di bove. Sembrava quasi una sorta di minotauro, quindi mi sono interrogata su cosa significasse poi questo sogno, no? Che il nostro inconscio ci parla anche quando pensiamo di non sapere le cose e invece le sappiamo. E quindi ho pensato, ho sognato questo minotauro perché mi sono persa nel buio labirinto della mia vita e non riesco a trovare l'uscita, oppure... Non so, ho fatto delle ricerche poi riguardo alle figure bovidi e ho scoperto che nella mitologia egizia, per esempio, la dea Hathor, la dea dei morti, veniva rappresentata con la testa di un bove, e le corna grandi del bove rappresentano anche la luna crescente, quindi sono collegati alla ciclicità delle cose, soprattutto ai cicli, quindi alla femminilità, al sangue, agli istinti. E per me è stata un po' una figura ricca di energie, che è arrivata in un momento buio a dirmi riprenditi un attimo le tue energie e continua ad andare avanti, perché insomma la vita continua. Quindi ho deciso di dedicare quest'album a questa entità, appunto Kawax, il vacca bove, e ogni volta che suono quest'album, siccome gli è dedicato, mi piace fare una invocazione collettiva insieme agli astanti, perché in qualche modo è una sorta di invocazione alla luce affinché tutti possiamo uscire fuori dai nostri bui labirinti nel momento del bisogno. E quindi vi inviterei a invocare il vacca bove insieme a me. Ed è molto semplice, basta, siete già tutti in piedi, basta sollevare entrambe le braccia verso il soffitto di questo meraviglioso locale. Tutti, se avete bicchieri, guardate un attimo, tanto dura un secondo, ma è una cosa importantissima. Ok. Con entrambe le mani, il sacro simbolo del vacca bove si compie sollevando il mignolo e l'indice. Ecco. Queste sono le sacre corna del vacca bove, antenne ricettive così come grandi e potente invocazione. E con tutto il fiato che avete in corpo per 3 volte, ripetete se vi va dopo di me. Oh, tu grande e potente Dio del vacca bove, noi ti invochiamo! Oh, tu grande Dio del vacca bove, noi ti invochiamo ancora! Oh, tu grande e potente Dio del vacca bove, noi ti invochiamo ancora! Sono di voi?
siate timidi però, Ok, questi due brani rispettivamente sono proprio l'intro del disco, si intitolano Elel e Covox. E quest'altra invece è Goya, che è dedicata, anzi sì, più o meno dedicata, ispirata a un pittore spagnolo che è appunto Francisco Goya, che all'apice della sua carriera viene assalito da un'orrenda malattia che lo rende irrimediabilmente sordo. Lui è della fine del 1700, inizio 1800. In quel periodo in Spagna c'era una sorta di monarchia illuminata che finisce molto presto, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna in realtà, anche se poi tutte le committenze artistiche provenivano un po' da lì. Fatto sta che comincia questa guerriglia, Goya si deprime per la sua malattia, nonché tutto quello che succede in Spagna in quel periodo, decide di rintanarsi a casa a dipingere sulle sue stesse pareti quello che poi la storia moderna ricorderà come una delle pitture più inquietanti che sia mai stata fatta, ovvero la pittura negra di Goya, che sono questi Saba stregoneschi, estremamente lubri, cupi, bui. E in questo brano c'è una citazione che è Painted Black. In realtà non è un omaggio ai Rolling Stones, ma per l'appunto un riferimento doppio a Goya. E niente, spero vi piaccia. Tra l'altro approfitto, parlando di pittura e di Goya, per dirvi che l'album che ho fatto ha collaborato questa pittrice argentina che si chiama Fernanda Verón e ha interpretato ogni brano del disco, nonché la copertina, con un'illustrazione che potete vedere lì al banchetto tra cartoline, inserti vinilici e chi più ne ha più ne metta. Spero vi piaccia, Goya. Thank you.
erano anche i canti bulgari. Con tanto di lupi mannari. Bene, ragazzi, io non so se c'è ancora tempo, so che c'è una vicina un po' particolare, quindi non vorrei ridurre la vita della Yokawa, insomma. Un ultimo pezzo? Ok, allora un ultimo pezzo. Corposo? Si può? Sì? Ok. Ok, allora vi lascio con un brano che è l'unico che questa sera non fa parte del nuovo disco, ma del mio disco precedente, ovvero 9. E, è il brano con il quale mi piace di solito concludere i live, perché è bello denso. Intanto cambio chitarra. Ictus, e contrariamente a ciò che sembra non ha nessun riferimento a malattie o tristi storie, ma ha riferimento unicamente all'etimologia scientifica della sua parola, ovvero palpitazione. E tutte le volte che faccio questo brano mi piace ricordare Ighina, che era un pensatore straordinario nostro, italiano, bellissimo, che non si è mai cagato nessuno. Lui era un aiutante di Marconi, però è morto praticamente nell'oblio quando ha fatto delle cose meravigliose. Aveva studiato dei dispositivi, era un inventore, forse uno degli ultimi inventori. Mi sa che adesso non ce ne sono più di inventori, cioè di quelli proprio, no? Della scienza. Non lo so, se voi ne conoscete qualcuno, illustratemi, che mi piacciono. Comunque Ighina, tra le varie cose meravigliose che ha detto, ne diceva una che era: tutto ciò che palpita è riconducibile a qualcosa di vitale, tutto ciò che non palpita invece è inanimato, morto. Ora, il 90% delle cose che costituiscono il pianeta Terra produce palpitazioni, quindi è vivo. Il pianeta Terra stesso produce palpitazioni e anche tutti i pianeti producono palpitazioni, il che significa che viviamo dentro un essere vivente e sopra anche un essere vivente. Questa cosa è sempre interessante. Ictus è dedicato alle palpitazioni, alla vita e a tutto ciò che le genera e le provoca, quindi visto che siamo connessi con tutte queste cose, ce le passiamo vicendevolmente, queste palpitazioni energetiche. E quindi questo brano è dedicato a questo. Quindi a voi, grazie per aver resistito fin qui. Grazie a Roberto per aver ottenuto la chiamata. A mie ragazze e ragazzi di Mello Gabala. Questo è Ictus per voi. Se poi vi piace quello che faccio, lì ci sono i miei dischi. Per qualsiasi domanda, insomma, io sono qui. E ok, grazie ancora. Ciao, questo è Ictus.